Grazie. Mi dispiace di non essere capace di parlare la vostra lingua e intanto voglio ringraziare dell'invito così importante a questo convegno e mi ha dato la possibilità di vedere San Paolo che non conoscevo, che forse non è una città bella, ma una città interessante. E ho trovato come sociologo, ho passato giornate molto intense visitando la città. Per facilitare il traduttore, la traduzione, leggerò il testo, sperando così di riuscire a trasmettere quello che desidero dire. Da quando nei primi anni 90 internet è stato introdotto, sono state gettate solo le premesse per la creazione della società digitale. È stata costruita la rete, venduti PC, tablet, telefonini, si sono sviluppate le applicazioni. Adesso siamo pronti per un salto di qualità. Nei prossimi anni, con l'Internet of Things, l'intelligenza artificiale, il deep learning, i robot, l'industria 4.0, molte cose sono destinate a cambiare radicalmente. Questo processo di cambiamento tecnologico si intreccia con la crisi del capitalismo globale iniziato nel 2008. Cosa vuol dire questa frase? Vuol dire che l'equilibrio basato politicamente sull'egemonia degli Stati Uniti, nato col 1989, e sullo scambio, sull'espansione finanziaria illimitata che alimentava i consumi, non regge più. Cioè il 2008 è una scansione storica. Il problema non è ricreare la ripresa economica, perché, come è evidente, sono passati 10 anni dalla crisi, la crescita economica non riparte, stamattina si è citata la questione della stagnazione secolare, e soprattutto la crescita economica che siamo in grado di generare oggi non risolve i problemi sociali e del lavoro che abbiamo. Per 3 ragioni. Primo, perché l'effetto occupazionale della crescita del PIL oggi è più blando del passato, e il caso americano lo insegna. L'America è in piena occupazione, ma sono diminuiti molto coloro che sono attivi e cercano il lavoro. Secondo, la crescita del PIL tende a concentrarsi sempre di più, cioè alcuni settori e professioni vedono aumentare i propri guadagni, ma sono molto di più quelli in cui i salari sono tendenzialmente stagnanti e il lavoro è precario e sottopagato. La quota di valore aggiunto distribuita al lavoro continua a diminuire. Terzo, la crescita economica si concentra, è stato anche questo detto stamattina, sempre di più in alcune zone, in alcune aree, in particolare nelle aree urbane, e non arriva a interessare le aree periferiche. Dunque la questione non è semplicemente far ripartire il motore dell'economia. Un equilibrio capitalistico si è interrotto con il 2008, stiamo navigando alla ricerca di un nuovo equilibrio e non sappiamo ancora bene quale sarà questo equilibrio. Con il digitale si afferma l'industria 4.0, caratterizzato dall'uso intensivo e capillare di robot, realtà aumentata, cloud, big data, internet delle cose, integrazione dei sistemi orizzontali e verticali, simulazione e produzione additiva, produzione di tipo sartoriale. Nuovi livelli di integrazione digitale permetteranno alle macchine di relazionarsi tra loro e di apprendere continuamente, sviluppando forme di automazione intelligente, come è stato detto prima. L'ottimizzazione della produzione sarà l'obiettivo fondamentale del nuovo modello di produzione, spingendolo verso livelli ancora più alti di efficienza.
Tra le grandi imprese, Amazon permette di vedere bene la direzione del cambiamento. Amazon è un colosso della logistica che muove merci da tutto il mondo, organizzandole in una catena distributiva capillare che arriva fino nei luoghi più remoti, caratterizzata dalla sua velocità e dalla sua affidabilità. Amazon, grazie alle tecnologie digitali, l'intelligenza artificiale, i robot, i droni, raggiunge livelli di efficienza straordinari. Di recente, negli Stati Uniti, Amazon ha aperto il primo supermercato senza casse né cassieri. Amazon è il campione di un approccio duro al lavoro asservito al sistema tecnico. Su questa strada, una larga parte dei lavori, l'abbiamo sentito, sarà sostituito da macchine e dispositivi. I pessimisti dicono che si arriverà alla jobless society, cioè alla società senza lavoro. A questo argomento gli ottimisti rispondono dicendo che il problema delle nuove tecnologie è sempre stato risolto con la creazione di nuovi posti di lavoro, la creazione di nuove attività. Ma tale argomento, a cui tutti vogliamo credere, non è decisivo, non solo perché può darsi che ciò che è accaduto in altre epoche non si ripeta, ma soprattutto perché, ammesso e non concesso che arriveremo lì, il problema è il percorso che ci porterà a un nuovo equilibrio. Quanto tempo ci vorrà per sostituire i lavori che verranno distrutti e cosa succederà nel frattempo? Qui però vorrei sostenere la tesi che è sbagliato affrontare la questione rimanendo all'interno di questo tema jobless society sì, jobless society no. Perché la società digitale, l'innovazione tecnologica, in realtà tocca due punti che sono stati alla base della società nata con la rivoluzione industriale. Il primo punto è la sparizione della distinzione tra lavoro e vita, così come l'abbiamo concepito negli ultimi due secoli. A partire cioè dalla rivoluzione industriale che ha fatto nascere la fabbrica moderna dove si andava a lavorare. La nascita della società digitale rende infatti possibile diffondere in modo capillare il controllo storicamente esercitato all'interno delle mura della fabbrica, a ciò che si svolge nell'intera società, creando le condizioni per rendere ubiquo il lavoro. Un lavoro cioè privo di luogo, perché organizzato in ambienti digitali e come tale ancora più astratto dalla realtà, e al tempo stesso un lavoro privo di tempo, dove a venire meno è la distinzione tra tempo di lavoro e tempo di non lavoro, tempo libero, tra tempo di formazione, tempo di lavoro, tempo di pensione. Vista da questo punto di vista, forse invece che la jobless society, noi stiamo andando verso una total job society, una società cioè organizzata attorno a un nuovo tipo di lavoro e di vita, senza luogo e senza tempo, dove la relazione tra lavoro e remunerazione dovrà essere radicalmente rinegoziata. Il secondo punto che viene toccato dalla rivoluzione digitale rispetto alla rivoluzione industriale che conosciamo è l'ulteriore inclusione sistematica del consumo dentro il regime di produzione capitalistico. È conseguenza dell'avvento dei big data,
I big data consentono che ogni nostra azione possa essere, diciamo, conosciuta e monitorata. E in qualche modo la nostra attività extra lavorativa, il nostro tempo libero, il nostro consumo, entrerà dentro il processo di produzione complessivo. Ancora Amazon ci fa capire di che cosa si tratta. Amazon accumula una conoscenza approfondita dei gusti e delle propensioni dei propri clienti. E Amazon in questo modo è in grado di entrare in una relazione con ogni specifico cliente a cui offre suggerimenti personalizzati. Come si vede, è la divisione industriale tra produzione e consumo a venire ridefinita. Per questi motivi, più che la jobless society, a me sembra che la sfida che abbiamo davanti sia il rischio di vedere nascere quello che si può chiamare un neo-taylorismo societario, cioè l'applicazione alla società in quanto tale della logica tayloristica applicata alla fabbrica. Questa prima possibilità prevede che la capillare penetrazione della rete e la digitalizzazione di ogni strumento e ambiente della nostra vita personale e collettiva sia la condizione per poter concepire l'intera vita sociale come una grande fabbrica, in cui ogni singolo atto di produzione, di consumo, di riproduzione potrà essere monitorato e reso efficiente. Con la digitalizzazione, la logica tayloristica potrà essere applicata non più solo alle fabbriche, ma anche alle città, agli ospedali, alle stazioni, alle scuole, all'università, e sta già accadendo. Grazie agli strumenti di controllo in remoto, non ci sarà luogo né attività che in linea di principio potrà rimanere al di fuori del suo sguardo telescopico. Ciò significa che un nuovo panopticon, infinitamente più potente di quello immaginato da Bentham, è oggi a portata di mano. Non una jobless society, appunto, ma una total job society. Al di là dei tanti problemi che indubbiamente questa prospettiva pone, esempio la perdita della privacy, esempio l'ulteriore standardizzazione delle attività umane, esempio l'aumento del controllo, esempio la perdita delle tutele, il neo-taylorismo societario ha il grosso vantaggio di poter mettere in produzione quote sempre più ampie della vita sociale umana. Ma il neo-taylorismo societario si basa su un nuovo scambio sociale che sarà efficienza per sicurezza. Per questo, anche se l'apparentamento non si è ancora realizzato, i cosiddetti populismi oppure le nuove destre alla fine andranno in questa direzione e lo scambio sarà tra efficienza e sicurezza, naturalmente gestendo quote rilevanti di popolazione marginale. Quindi, come dire, rendendo sistematica la questione della disuguaglianza. È questo l'unico scenario possibile? Io penso di no. Bernard Stiegler, un amico che insegna a Parigi, parla di un'economia della contribuzione che vede nella rete e nella rivoluzione in corso l'infrastruttura tecnica necessaria. Grazie al digitale, oggi c'è la possibilità di creare ambienti lavorativi dinamici e plurali dove il prodotto potrà essere un oggetto attorno al quale si creeranno comunità di mutuo interesse all'interno di un nuovo tipo di orizzonte relazionale basato sulla condivisione di responsabilità e sulla cura reciproca. Stiegler è un autore molto importante e
ha scritto molti libri e vi suggerisco, come dire, di andare a leggerlo. In questa idea, in questa prospettiva, è l'idea stessa di lavoro che viene ridefinita. Prima che come consumatore, ognuno è visto qui come un contributore, cioè come un soggetto attivo e capace che partecipa alla produzione di valore contestuale. In questa prospettiva il valore contestuale si determina a partire da una matrice di priorità fissata politicamente che definisce le opzioni di sviluppo condivise e fornisce il sistema delle convergenze. Per capire di cosa parlo, sto quasi finendo, uso una categoria del filosofo politico molto distante da me, che è Carl Schmitt, il quale, parlando della tecnica, dice che la tecnica è come il mare, cioè assenza di politica. Ora, la tecnica planetaria è il mare in cui la politica non c'è. Allora, la politica nel mare della tecnica planetaria potrà avere un ruolo se sarà capace di lavorare per costruire terra umana nel mare della tecnica. Uno dei significati della parola nomos, legge, è quello di coltivare. Nel mare della tecnica la terra umana può emergere laddove si rende di nuovo possibile la vita umana mettendo la tecnica al servizio dei suoi abitanti in rapporto al mondo, cioè valorizzandola e curandola. E questo il nomos della terra nell'era del mare tecnico. Una terra umana esisterà solo laddove verranno create le condizioni che la potranno definire, facendola emergere in rapporto a ciò che le sta intorno. Ciò implica un nuovo scambio, non efficienza per sicurezza, un nuovo scambio tra politica, economia e società, che io chiamo uno scambio sostenibile contributivo, capace di stabilire una nuova alleanza basato tra soggetti diversi nella prospettiva di produrre valore contestuale. Ai soggetti economici che riconoscono che la sostenibilità ambientale e sociale è condizione per il loro profitto, si offrono condizioni adatte all'ottenimento di profitti mediante la creazione di contesti dinamici e ben organizzati, sostenendo la domanda interna, cioè combattendo le disuguaglianze, sviluppando nuovi spazi di mercato generati attraverso investimenti pubblici, partnership pubblico e privato, diffusione dell'innovazione, migliorando la competitività complessiva del sistema. Ma la sostenibilità da sola non ce la può fare se non si allea con l'idea di contribuzione. In questo senso, la rivoluzione digitale può costituire l'occasione per un nuovo paradigma socio-economico basato su uno scambio sostenibile e contributivo, che viene dopo lo scambio fordista-welfarista del dopoguerra e lo scambio tra finanza e consumo degli ultimi 30 anni. Non so se è chiaro. Ciò che propongo è che attraverso il digitale si tratta di costruire un nuovo scambio sociale, perché lo scambio finanza e consumo non regge più. E la proposta che faccio è che si stabilisca una relazione tra gli interessi economici che investono nella sostenibilità e la capacità dei soggetti di partecipare contribuendo alla produzione di valore contestuale. Ciò crea la terra umana, cioè la politica, nel mare della tecnica globalizzata. L'ultimo punto è questo, e cioè che dobbiamo invertire, dopo la crisi del 2008, la logica che ha alimentato la società e lo sviluppo economico a partire dagli anni 70. Non saranno più i consumi, semplicemente,
che alimenteranno la crescita. Prima bisogna produrre un valore, valore contestuale, cioè valore economico, cioè valore educativo, valore ambientale, qualità. Prima devi produrre valore e hai bisogno della contribuzione di tutti, che va riconosciuta, e chi produce valore sosterrà i propri consumi. L'unico paese avanzato che va in questa direzione, per ragioni storiche di cui non parlo, è la Germania, almeno europeo. Prima bisogna produrre valore e chi produce valore sosterrà i propri consumi. Io credo che dopo il 2008 la teoria per cui, come dire, consumi alimentati dalla finanza generano crescita economica non vale più. Grazie.